con Lui noi sopportiamo tutte le nostre sofferenze, con Lui combattiamo tutto il male, qual che sia, politico, morale, sociale o altro. Capire il carattere e la vocazione di questa terra. Non è come le altre terre. Una terra santa, terra voluta da Dio che sia santa, una terra in cui tutti coloro che vivono qui devono vivere dentro la sua santità, devono essere considerati da tutti i cristiani come ugualmente chiamati a vivere in questa terra. Ebrei, musulmani, cristiani. Dio ci ha riuniti qui, e Dio è il Signore della storia. Thank you.
e questa terra è la terra della risurrezione. Dunque dovrebbe essere terra di vita materiale, prospera, ma di vita spirituale anche, che dà alla ogni persona umana la gioia di vivere e la speranza che Dio c'è, esiste, e Dio ci dà tutta la forza necessaria per essere veramente persone umane, portando la dignità divina stessa. Ogni vita cristiana è una morte e risurrezione. Adesso i nostri fedeli vivono nelle condizioni difficili, ma anche in queste difficoltà lo Spirito di Dio dato a loro è un mezzo di poter confrontare tutte le realtà umane, siano difficili o no, e tutti possono essere sormontate. Qualunque sia la difficoltà, anche il conflitto israeliano-palestinese, anche il muro, checkpoint, barriere militare, tutto questo, quando c'è lo Spirito di Dio, c'è la speranza, si vive, si accettano come momenti di croce, di morte, che passeranno, un giorno saranno risurrezione. Ringrazio il Signore per le grazie che mi ha dato durante tutto il tempo del mio ministero come patriarca e come sacerdote, scrive Monsignor Sabbà. Con San Paolo posso dire: è giunto il momento della mia partenza, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede, ma continuerò ad accompagnare le sofferenze e le speranze degli uomini e delle donne di questa terra, di tutti i credenti, di tutte le religioni che la abitano. Chi l'avrebbe detto 30 anni or sono che dalla piccola radio nata sulle colline di Verona sarebbe nata un'emittente televisiva ora conosciuta in ogni parte del mondo? È stata solo la provvidenza ad orientare i passi di un cammino che è tuttora esclusivamente nelle sue mani. L'arrivo in Terra Santa 2 anni fa sembrava l'ultimo traguardo, ma ci si è dovuti invece convincere che nella famiglia di Telepace gli scherzi della provvidenza non finiscono mai. Essere voce della Chiesa di Gerusalemme perché comunichi alla Chiesa universale il suo messaggio, essere voce di Cristo dalla sua terra, voce di Pietro e del suo successore, voce dei cittadini stessi di Gesù in questa delicata fase storica, favorire l'ecumenismo fra le diverse confessioni cristiane e il dialogo interreligioso, dare visibilità ai tanti e sconosciuti segni di pacifica convivenza e di incontro, soprattutto portare in tutto il mondo i luoghi santi della cristianità e il messaggio evangelico che da essi si è irradiato.